Nello scorso episodio di Esplorando Dietro Casa ci siamo recati nel comune di Coringa, in visita alle celebri terme romane site nella frazione Acconia. Abbiamo apprezzato la caratteristica messa in opera dei mattoncini in cotto e la complessa articolazione degli ambienti che componevano la struttura. Abbiamo approfondito la conoscenza del funzionamento dei bagni di epoca romana e di quelle parti della struttura che si sono meglio conservate nel sito. Quest'oggi proseguiamo il nostro viaggio nel tempo in questo interessante comune, spostandoci dai ruderi delle terme del periodo romano ai resti di un impianto monastico medievale. Superato l'abitato moderno, abbiamo imboccato la strada che conduce a San Pietro a Maida fino a incappare nel solito pannello che spesso ci segnala l'agognato arrivo a destinazione. Dinanzi a noi si trovava il monastero di Sant'Elia il Vecchio. La pannellistica riporta che la struttura fu edificata in epoca normanna nell'XI secolo e che viene citata per la prima volta in un documento del 1062. Sebbene il luogo in cui il monastero è stato eretto non offra un affaccio da favola come molti altri edifici eremitici in Calabria, è comunque possibile avere una visione d'insieme di parte del territorio. Si scorge infatti il borgo di Coringa, la linea di costa. È una profonda vallata a cui piedi scorre la Fiumara Turina. L'elemento architettonico meglio conservato e anche più rappresentativo del sito è il Sancta Sanctorum. Un vano a pianta quadrata coronato da una cupola in ottimo stato di conservazione. Sulla facciata è ancora visibile il profilo di un arco che univa il Sancta Sanctorum con la chiesa, di quest'ultima però sono visibili solo le creste dei muri perimetrali. Sopra l'ingresso c'è uno stemma, probabilmente appartenente alle famiglie Loffredo e Caracciolo. Secondo Francesco Cuteri, lo stemma e le decorazioni interne della cupola daterebbero il Sancta Sanctorum al XVII secolo. Si tratta quindi di un elemento strutturale aggiunto ben dopo rispetto al primo nucleo del complesso monastico. Ma andiamo a dare un'occhiata dentro. Sul lato est ed ovest si aprono due finestre. Una superiore di forma quadrangolare e una inferiore di forma rettangolare. Alla base della cupola e per tutta la circonferenza corre un fregio con decorazione a treccia. Nella sommità della cupola si apre un oculus. Le pareti conservano ancora tracce dell'intonaco originale, purtroppo vandalizzato da scritte e simboli blasfemi. A sud-est rispetto al Sancta Sanctorum si sviluppano una serie di ambienti pertinenti al monastero e alla vita dei frati, con vani destinati alla raccolta di derrate e alla lavorazione. Il monastero presentava anche un piano superiore, presumibilmente adibito a dormitorio, di cui rimangono ben poche tracce. Come alcuni gradini leggibili a fatica fra i ruderi, è il raddoppio dei muri portanti. L'occupazione del monastero si interruppe una prima volta dopo l'evento sismico del 1578.
Successivamente si stanziarono i monaci carmelitani, che vi rimasero fino al 1783, data nota alle cronache a causa di un altro tremendo terremoto che sconquassò la Calabria tutta. Ancora oggi il monastero di Sant'Elia è coinvolto nella vita della comunità di Curinga. Il 15 luglio, in occasione della festa della Madonna del Carmelo, la statua della Vergine è portata in processione dal paese fino al monastero, dove arriva in tarda notte. Diamo un'ultima occhiata a queste rovine. Scrutiamo fra i corsi di questa amalgama di pietre e malta alla ricerca di una riflessione che non tarda ad essere suggerita. Il legame di una comunità con il proprio territorio si esprime in varie forme: la musealizzazione delle aree archeologiche, l'organizzazione di iniziative di valorizzazione e il coinvolgimento delle tradizioni culturali odierne nei luoghi del passato e del presente. Forti di questa maturata consapevolezza, lasciamo Curinga, pensando di aver imparato una lezione davvero importante. Thank you.